lieto e anche onorato di avere l'occasione di esprimere pubblicamente al professor Mathieu i miei auguri per il suo 90° compleanno e insieme agli auguri anche il ringraziamento per quel molto che ho da lui imparato e continuo a imparare e anche per la cordialità e l'amicizia che ha sempre voluto dimostrarmi. Il mio breve intervento ha come tema Vittorio Mathieu, il lato notturno della filosofia. L'espressione il lato notturno della filosofia è utilizzata da Vittorio Mathieu in un suo saggio del 1993 su Leibniz. In tale saggio Mathieu riprende i temi principali del suo pluriennale studio di Leibniz, connotati tutti non solo dalla loro primaria importanza, ma anche e soprattutto dall'indicazione del carattere insoddisfacente delle soluzioni che Leibniz propone per i problemi sollevati. Tutti questi problemi, pur differenti tra loro, riguardano il passaggio tra i vari piani logico, metafisico e fisico della realtà. Già nel 1950, nel saggio sull'equivoco dell'impossibilità e il problema del virtuale, pubblicato negli atti di Codesta Accademia, Mathieu discute la questione dell'incompossibilità, mostrando che Leibniz non riesce a spiegare logicamente tale concetto, in quanto, essendo tutti possibili, semplici e positivi, non può essere logicamente pensata una incompossibilità tra loro. Per sostenere tale incompossibilità, Leibniz deve introdurre surrettiziamente una condizione non logica ma esistenziale, per la quale i possibili devono realizzarsi in un medesimo mondo, cioè in un medesimo sostrato spazio-temporale. In tal modo, però, secondo Mathieu, ciò che risulta non è un'infinità di mondi possibili, ma un unico mondo possibile e reale, e un'infinità di mondi, cito termini suoi, virtuali e impossibili, che come suoi parassiti gli aleggiano tutto intorno alimentandosi della sua possibilità. Ancora un problema riguardante il passaggio tra piani differenti della realtà è affrontato da Mathieu nel suo libro del 1960 su Leibniz e Debord. Se nel saggio precedentemente ricordato il problema riguardava il passaggio dal piano logico al piano metafisico, in quest'opera il problema riguarda invece il passaggio dal piano metafisico a quello fisico. Mathieu, infatti, analizza in quest'opera il carteggio tra Leibniz e Debord sul tema della questione della transustanziazione eucaristica, che Leibniz cerca di risolvere con la nozione del vinculum substanziale. Tale nozione, nell'intenzione di Leibniz, dovrebbe spiegare il passaggio dal piano metafisico delle monadi al piano fisico dei fenomeni, senza peraltro riuscirvi in modo soddisfacente. Nel 1969 Mathieu pubblica un nuovo saggio dal titolo di Drei Stufen des Weltbegriffs bei Leibniz. In tale saggio, come annuncia il titolo, Mathieu ricapitola le difficoltà del pensiero di Leibniz, da lui già individuate nei saggi precedenti, riguardanti il passaggio tra i tre livelli logico, metafisico e fisico della realtà. Egli ripete che il passaggio tra l'uno e l'altro livello è risolto da Leibniz mediante l'introduzione di nozioni non fondate in modo soddisfacente. Il limite dell'incompossibilità nel passaggio tra il livello logico e quello metafisico, le percezioni oscure e confuse delle monadi e il vincolo sostanziale nel passaggio tra il livello metafisico e quello fisico. Mathieu ritiene che l'insuccesso di Leibniz nella soluzione di questi problemi sia da attribuire al suo tentativo di risolverli nella prospettiva di una
mistica, che non può però essere in sé soddisfacente in quanto esclude la considerazione di un principio alogico, originariamente e attualmente produttivo, cioè creatore, che può essere espresso nelle nozioni tradizionali dell'uno neoplatonico o del Dio ebraico cristiano. Non che Leibniz non scorgesse questa possibilità o non subisse l'influenza sia della tradizione neoplatonica sia di quella cristiana, ma in lui prevale la prospettiva essenziale su quella esistenziale. Per Mathieu, insomma, si tratterebbe di correggere Leibniz integrando un complottismo. Ho già fatto altrove le mie considerazioni su questa posizione di Mathieu e non è certo questo il contesto per riprendere. Ciò che vorrei invece mettere in evidenza qui è un ulteriore elemento della lettura di Leibniz fatta da Mathieu, cioè appunto il lato notturno della sua filosofia, che viene in primo piano nel saggio del 1993, anche se già emergeva nei saggi precedenti. La mia opinione è che questo ulteriore carattere messo in evidenza da Mathieu non sia importante solo per la sua interpretazione di Leibniz, ma costituisca un carattere essenziale della stessa filosofia di Mathieu. Ancor più vorrei dire che Mathieu ha cercato e trovato tale carattere in Leibniz perché esso rappresentava per lui una caratteristica principale della sua stessa filosofia e della filosofia in generale. Come ho già accennato più sopra, infatti, Mathieu non si limita a individuare i punti deboli del pensiero di Leibniz nel passaggio tra i differenti piani della realtà, ma mostra anche come Leibniz tenti di superare queste difficoltà ricorrendo a nozioni negative, oscure, cito, a un venir meno, un oscurarsi, un confondersi e un indebolirsi, fine della citazione, che costituisce appunto il lato notturno della filosofia di Leibniz. Tali nozioni sono sì pensabili, ma non sono interamente comprensibili e deducibili razionalmente. L'incomprensibilità, le percezioni oscure e confuse delle monadi e il vinculum sostanziale. Inoltre, egli ribadisce più volte che tali passaggi del pensiero di Leibniz, benché non risolvano in modo soddisfacente i problemi proposti, sono tuttavia interessanti, anzi, sono la parte più interessante e stimolante del suo pensiero. Nel saggio su Leibniz e De Bos, Mathieu scrive, cito, l'ipotesi del vinculum incompatibile con il sistema della monade non può dunque essere spacciata per una soluzione delle difficoltà, ma può servire a qualcosa di meglio, a cogliere da che lato il sistema difetti. E se ciò contribuirà a farci vedere nella filosofia di Leibniz, anziché un sistema ben ordinato ma alquanto astratto, uno strumento di eccezionale efficacia per mettere a nudo la difficoltà di capire lo stesso reale, nessuno, penso, riterrà che la filosofia di Leibniz venga a scapitare. Fine della citazione. Più avanti nella medesima opera Mathieu ribadisce, cito, penso che la filosofia di Leibniz debba essere stimolante di problemi piuttosto che di soluzioni e che piuttosto che cercare di suggerimenti di ordine costruttivo sia bene trarne avvertimenti per evitare soluzioni troppo a buon mercato in un'eventuale costruzione propria. L'efficacia storica della filosofia di Leibniz consiste nel mostrare come la forza di intelligenza esplicata dalla filosofia moderna nella comprensione dei diversi livelli del reale, quanto più è intensa ed efficace, tanto più si lascia sfuggire una certa irriducibilità del reale. Fine della citazione. Anche nel saggio del 1969 sui tre livelli del concetto di mondo, Mathieu torna sulla fecondità di questo lato notturno della filosofia di Leibniz e gli scrive, cito, certo, mondo non è un concetto chiaro della filosofia leibniziana. Ad ogni livello del suo essere, nel pensiero di Dio come mondo possibile, nella rappresentazione della monade come mondo rispecchiato, nelle relazioni dell'armonia prestabilita come mondo obiettivamente esistente, questo concetto suscita difficili questioni e dubbi, forse i più difficili di tutto il sistema. Ma io non vorrei solo portare all'estremo queste difficoltà,
ma valutarle anche come inevitabili mezzi di espressione del pensiero leibniziano. La coerenza logica del sistema subisce certo alcune lesioni a causa di esse, ma la sua importanza logica ne viene tuttavia elevata in modo decisivo. Fine della citazione. Matteo chiama tali passaggi della filosofia di Leibniz felici incoerenze, ma a mio avviso esse sono per lui ancora più importanti. Si tratta dell'esempio di un vero e proprio metodo, non solo del pensiero di Leibniz, ma secondo Matteo della filosofia in generale. Non è un caso, ma una conferma del carattere programmatico e metodologico della ricerca del lato notturno della filosofia e della riflessione di Matteo, il fatto che anche quando la sua indagine si muove su altri temi in rapporto ad altri autori, la questione centrale problematizzata da Matteo è sempre questa: l'impossibilità di una deduzione soddisfacente del passaggio tra il piano fisico e il piano logico della comprensione della realtà. E questo è il caso delle sue ricerche sul pensiero di Bergson, che hanno il loro centro di interesse sul tema dello spessore ontologico, di cui ha parlato il professor Ricom, ma anche delle sue ricerche sul tema del Überdann nell'opus postum di Kant. Questa prospettiva che guida le indagini di Matteo sulla filosofia di diversi autori è anche da lui esplicitata come la prospettiva della filosofia stessa, che è metafisica sperimentale. Come è noto, la prospettiva filosofica di Vittorio Matteo prende le mosse dalla tesi secondo la quale le condizioni logiche e le condizioni fisiche della possibilità, cito, appartengono a due dimensioni irriducibili. Per quanto io allarghi o restringa le condizioni logiche della possibilità, non ottengo condizioni fisiche. Fine della citazione. Di conseguenza, per pensare alla possibilità fisica è necessario, sul termine di Matteo, proiettarla attraverso una traslazione o metafora sulla dimensione logica. Tale proiezione è appunto metafisica. La proiezione metafisica della realtà fisica sul piano logico permette di pensarla, ma non di dedurla razionalmente in modo esauriente. Rimane sempre inevitabilmente un residuo dovuto all'irriducibilità del piano fisico a quello logico. Tale residuo, tuttavia, è possibile pensarlo, anche se non dedurlo razionalmente. Solo indirettamente esso emerge per via negativa alla constatazione sperimentale dell'impossibilità della riduzione, della proiezione esauriente. Questo è il punto che vorrei mettere in evidenza. La filosofia, in quanto metafisica, è per Matteo un pensiero che si costruisce sull'impossibilità di risolvere positivamente il proprio compito, sulla constatazione del fallimento, almeno parziale, di ogni tentativo della proiezione metafisica. Per questo motivo il lato notturno della filosofia è il suo significato e il suo valore principale, non solo per la filosofia di Leibniz, ma per la filosofia in generale. Perché nella constatazione dell'impossibilità della proiezione completa del fisico sul logico, essa fa emergere il residuo, cioè la differenza ontologica, e può pensare. Scrive Matteo, cito, appena si parla di residuo la domanda si rovescia, da come proiettare l'essere sul piano della logica, diviene da quali indizi risulta impossibile pensare l'essere sul piano della. La metafisica diviene una ricerca di condizioni di impossibilità, di contro alle scienze che cercano le condizioni di questa o quella possibilità. Lo studio delle condizioni di impossibilità del pensiero permette di costruire nel pensiero la dimensione della differenza ontologica, ignota sia alla fisica sia alla logica. Il pensiero filosofico studia la differenza dal puro pensiero. Gli esperimenti metafisici, come esperimenti per pensare l'esistente, permettono di costruire indirettamente il residuo, ovvero ciò da cui si prescinde quando si tenta di pensare logicamente un'esistenza o un evento. Fine della citazione. Inoltre, poiché molteplici oggetti esperiti possono essere proiettati sul piano logico, ognuno in modo differente,
ognuno presentando caratteristiche e problematiche differenti, così che, come scrive Matteo, ciascuno di questi oggetti di pensiero si riferisce all'essere in senso forte in modo diverso e nessuna univocità dell'essere riesce ad accantonare tale differenza, quindi della citazione, la metafisica deve pensare le molteplici proiezioni per saggi, cito, sulla scorta di tentativi già eseguiti nella storia, da cui tentare di far risultare il tipo di impossibilità che a volta impedisce di proiettare senza residui la possibilità di operazioni fisiche sul piano logico. Fine della citazione. La metafisica sperimentale si configura perciò come, cito, un'analisi fenomenologica condotta con strumenti metafisici, quindi né solo logica né solo psicologica, la quale permette di collocare nella dimensione dell'esistenza tutto ciò a cui attribuiamo un qualche essere in senso debole, ad esempio la materia, l'individuo, l'organismo, il tempo, l'oggetto, il soggetto, la persona. Fine della citazione. Vittorio Matteo mi ha parlato tempo fa del suo progetto di un nuovo lavoro dal quale ci possiamo attendere nuovi sviluppi anche su questo interessante aspetto del suo pensiero. Grazie.